fra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Colpo fallito alla BCC di Fenile, quattro ladri tentano di scassinare il bancomat della filiale. Incendio a Campanara, ripreso l'evento ginnastica in festa, risarcimenti rapidi dall'assicurazione. Truffa, evasione fiscale e lotta alla criminalità, presentato il bilancio delle Fiamme Gialle pesaresi. Ripascimento delle spiagge, dopo i danni del maltempo la regione stanzia 1,5 milioni di euro. Passaggi Festival, consegnato il premio all'ex magistrato Gerardo Colombo, stasera al ministro Orlando sul palco centrale di piazza 20 settembre. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, quattro persone hanno tentato di scassinare il bancomat della filiale della banca di credito cooperativo di Fenile. È accaduto nella notte, intorno alle 3.30, quando i malviventi, con il volto travisato, dopo aver parcheggiato l'auto vicino all'istituto di credito, hanno tentato di scardinare il bancomat con un piede di porco. Scattato l'allarme, i ladri si sono dati alla fuga fallendo il colpo, ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini ora sono al vaglio degli agenti del commissariato di Fano che stanno indagando sull'episodio. Il dirigente Simone Pinischi ci ha detto che in vista della stagione estiva verranno aumentati i servizi di pattugliamento notturni per prevenire e contrastare i furti. L'evento ginnastica in festa è ripreso regolarmente nel padiglione A del quartiere fieristico di Pesaro dopo l'incendio che ieri ha distrutto il padiglione C di Campanara. Il presidente della Fondazione Patrimonio Fiere, Alfredo Mietti, e il presidente della Camera di Commercio, Alberto Drudi, hanno incontrato i periti dell'assicurazione. Da loro abbiamo ricevuto l'impegno perché la fase peritale, quella successiva della liquidazione, si possano concludere nel giro di pochi mesi, ha spiegato Mietti. Un iter veloce reso possibile dall'assenza di sequestro dell'area, visto che secondo la magistratura non esistono i presupposti per un simile provvedimento. Quanto ai danni, il rogo è stato circoscritto al padiglione C, 4.000 metri quadrati sui 40.000 dell'intero quartiere fieristico che è funzionante nelle altre parti. Lunedì prossimo si svolgerà la giunta dell'ente camerale che è stata anticipata di una settimana per valutare la situazione. E dopo il grande successo di pubblico per l'inaugurazione di Passaggi Festival, questa sera è stato consegnato il premio Passaggi all'ex magistrato Colombo. Lo ha intervistato per noi Lino Balestra. Siamo nella piazza 20 settembre di Fano, il grande palcoscenico di questa edizione di Passaggi Festival, la piazza che è stata la grande protagonista della giornata di apertura di ieri, dove non sono bastate le 600 sedie oltre messe a disposizione dall'organizzazione per contenere il pubblico che è arrivato appunto per l'inaugurazione e poi per assistere alla consegna del premio a uno dei grandi protagonisti di questa edizione, Corrado Augias, con il suo libro Le ultime 18 ore di Gesù. E anche la giornata di oggi è una giornata contraddistinta da presenze importanti. La prima fra tutte, l'ex PM di Milano, Gerardo Colombo, che scoperchiò insieme al suo pool il pentolone di Tangentopoli. Riceverà il premio, naturalmente il premio Passaggi, per il suo libro Lettera a un figlio su Mani Pulite, appunto dove racconta, dove tramanda ai giovani l'esperienza di quel periodo. E poi l'arrivo del ministro della giustizia Andrea Orlando alle 10, parteciperà sul palco di Passaggi alla presentazione di un libro che parla appunto degli uomini del generale dalla Chiesa. Insomma, un ricco programma anche quello di questa seconda giornata, naturalmente a corollario tanti laboratori, tanti spazi per i grandi e per i piccini, ma soprattutto tanto spazio alla letteratura. Ieri abbiamo iniziato bene, la piazza era piena, è stata piena dalle 6 a mezzanotte più o meno. Anche oggi, nonostante ci sia il sole, quindi invito ad andare al mare, ci sono tante persone ad assistere al primo incontro, quindi siamo soddisfatti sicuramente. Allora, un libro per parlare di quello che è stato i giovani Mani Pulite. Sì, esattamente, perché i giovani, i ragazzi di oggi, quelli che stanno facendo la maturità adesso, sono nati qualche anno dopo l'inizio di Mani Pulite.
E allora, siccome peraltro la scuola non arriva fin dove dovrebbe arrivare in storia, e allora non sanno niente del passato, che del passato più recente, no? Di quello che influenza particolarmente il presente. È un po' difficile orientarsi nel presente senza conoscere il passato. Ecco, Mani Pulite, però lei ha detto che non è bastata. Siamo purtroppo in una fase in cui non è stato sufficiente quello che avete fatto. No, non è che non è stato sufficiente, è che proprio si tratta di uno strumento che non può servire quando la devianza e la trasgressività sono così capillarmente diffuse in tutto il paese. È impossibile, è così diffusa la corruzione che se la giustizia funzionasse bisognerebbe costruire montagne di carceri. E allora bisogna lavorare sulla cultura, sui giovani. Esattamente. Ecco, che percorso ha fatto l'Italia dalla vostra esperienza a oggi? Cosa dice lei? Si poteva fare meglio. E caspitato che se noi ci fossimo messi una ventina d'anni fa, insomma, Mani Pulite era cominciata nel 92, ormai sono 24 anni, se ci fossimo messi, non dico subito, ma una ventina d'anni fa, insomma, dopo 4 anni c'era tempo per capire, no? A investire e a lavorare nel terreno della cultura, dell'educazione e così via, io credo che oggi il paese sarebbe veramente diverso. Bene, grazie a Lino Balestra e ai suoi ospiti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. In occasione del 242esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle di Pesaro e Urbino hanno presentato il bilancio delle attività svolte dall'inizio dell'anno fino al mese di maggio. I finanzieri hanno scoperto truffe nel settore previdenziale e al sistema sanitario nazionale per circa 90.000 euro e hanno scoperto 35 persone che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultate completamente sconosciute al fisco. Inoltre, 5 datori di lavoro hanno impiegato 4 lavoratori in nero e 8 irregolari. 9 invece sono stati gli interventi eseguiti nei distributori di carburante, dove a causa di violazioni sono stati sequestrati 460 kg di GPL e denunciati 2 soggetti. Sono stati segnalati inoltre sprechi e gestioni irregolari di fondi pubblici che hanno provocato danni patrimoniali allo Stato per circa 2 milioni e 200 mila euro. A una perdita di 106.000 euro invece il bilancio 2015 della società aeroportuale Fanum Fortuna SRL. I soci torneranno a riunirsi al più presto per esaminare un piano di attività nella prospettiva di mantenere la gestione dell'aeroporto Fanese. E dopo un anno dall'ingresso nel Consiglio regionale delle Marche, oggi a fare un bilancio è stato anche Boris Rapa. Rapa, a distanza di un anno, che bilancio è quello che possiamo tirare? Io penso che sia un bilancio positivo, è stato un anno di intenso lavoro, un inizio un po' difficile perché la mia inesperienza politica e amministrativa, però che mi ha dato tanta determinazione nel fare e che penso mi abbia messo nelle condizioni di riuscire a fare un discreto lavoro. Poi è chiaro che il giudizio non lo devo dare io, ma lo debbono dare i cittadini. Ecco, di quella che è la strada che ha intrapreso, il percorso, qual è la metodica che hai applicato nella tua attività di consigliere? È cercare di portare i benefici sui territori, però essendo consigliere regionale è prendere le problematiche della realtà che conosco meglio, che è quella del nostro territorio, di Fano, Marotta, per portarla a livello regionale, cercare di capire le problematiche e dare delle soluzioni che siano a più ampio respiro. Qual è la cosa di cui vai particolarmente fiero fino ad ora? Guardi, è la mozione che ho presentato sulle bandiere blu, sul sostegno e il finanziamento che la Giunta regionale e la Regione devono intraprendere per le bandiere blu. Questo perché innanzitutto il turismo è il comparto che penso in cui possa portare dei discreti contributi ed avere una buona competenza in materia. Ed è proprio per questo, è il valorizzare le eccellenze che ci sono nel nostro territorio, sia le bandiere blu, le bandiere arancioni, i borghi più belli d'Italia, per creare una rete di sostegno a questi anche piccoli comuni e che possa andare a incidere in un mercato che è quello turistico di grande qualità.
Andiamo avanti con una notizia di cronaca. Un dipendente della provincia di Pesaro e Urbino, Roberto Tamburini, di 54 anni, è deceduto oggi pomeriggio, poco dopo le 15, mentre stava transitando a bordo di un trattore su via Vicolungo, la strada che collega Castel di Mezzo a Colombarone sulla panoramica San Bartolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La morte potrebbe essere stata provocata da un malore. Cambiamo argomento, arrivano notizie confortanti per gli stabilimenti balneari della provincia di Pesaro e Urbino e dell'intero litorale marchigiano. I consiglieri regionali Federico Talè e Boris Rapa hanno incontrato l'assessore alla difesa del suolo e della costa Angelo Sciapichetti per discutere della questione ripascimenti dopo le ultime mareggiate. Sciapichetti ha assicurato che saranno disponibili a breve per la costa marchigiana risorse ordinarie per 1.500.000 euro e ulteriori finanziamenti per 500.000, ma con la formula della compartecipazione delle amministrazioni locali. Adesso invece torniamo a parlare della viabilità nel centro storico di Fano, perché dopo il servizio che abbiamo realizzato sull'accesso alle biciclette, sull'argomento è intervenuto Stefano Pollegioni di Fratelli d'Italia. Ogni anno il tema della sicurezza con l'approssimarsi dell'estate diventa una necessità impellente. Sì, purtroppo sì. Tanto tengo a precisare che sono a favore delle biciclette, questo a scanso di equivoci. Noi siamo intervenuti già nel 2010 altre volte per questa situazione. Nell'avvicinarsi dell'estate, soprattutto il corso Matteotti e lungomare Sassonia, viene frequentato da moltissime persone, soprattutto famiglie, bambini, anziani, disabili, e quindi questa connivenza tra il pedone e il ciclista sicuramente va risolta, penso, una volta per tutte. Ho sentito l'assessore Fanesi nella sua intervista che richiamava i cittadini al buonsenso, però io penso che un'amministrazione debba, oltre al buonsenso, fare qualcosa di concreto per risolvere il problema. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo tre punti, una proposta fatta su tre punti ben precisi. Intanto vedo che mancano due cartelli lungo il corso che c'erano già da tempo, legati credo a una segnalazione di isola pedonale, che non ci sono più, non so come mai, però si potrebbero sostituire quei cartelli con l'articolo 182 del codice della strada, che disciplina anche l'uso delle biciclette, e questo qui dice chiaramente che in caso di presenza di pedoni le biciclette vanno condotte a mano. Quindi si potrebbero fare dei cartelli nei punti strategici dove poter indicare questo. Inoltre bisognerebbe sensibilizzare la Polizia Municipale a fare un'attività, non dico repressiva, questa in casi eclatanti, però un'attività più di informazione ai cittadini, in modo da creare la mentalità. Inoltre c'è il problema delle rastrelliere. Forse mettere più rastrelliere, soprattutto nei punti strategici, nelle vie più vicine al corso Matteotti, questo anche per sensibilizzare i cittadini a poter parcheggiare le biciclette, a frequentare il corso a piedi. Ma anche un'altra cosa, però, ogni anno noi vediamo il solito scenario che non fa bene al decoro della città: biciclette appoggiate nei muri, qualche volta anche a ridosso dei monumenti, e questo sicuramente non è bello. Quindi più rastrelliere sicuramente andrebbero a risolvere il problema. Aprire tempestivamente un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare la chiusura del cantiere navale Azimut Benetti di Fano. Lo chiede l'onorevole Lara Ricciati di Sinistra Italiana in una interrogazione parlamentare. È necessario intervenire in tempi rapidi su questa vertenza che, afferma Ricciati, rischia di assestare l'ennesimo duro colpo al settore della nautica nella Valle del Metauro, fino a poco tempo fa punta di diamante dell'economia del territorio. Ed è stato presentato questa mattina dagli assessori di Fano e Senigallia un nuovo sito internet per il censimento delle società sportive. E tutti gli impianti sportivi e le palestre di Fano sono dotati di defibrillatori. Sabato 25 giugno, nella tenso struttura della Sassonia, si tiene la 27esima giornata del cuore, rinnovando così l'appuntamento annuale con i temi della prevenzione delle patologie cardiovascolari, che sono alla base dell'impegno dell'associazione Fano Cuore.
dalle 10 della mattina forum e dibattiti e poi alle 15 del pomeriggio in poi controllo gratuito della pressione arteriosa e dei valori di colesterolo totale, alcuni dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. E questo è il motivo per cui noi ogni anno svolgiamo questa manifestazione della giornata del cuore. Cerchiamo di dare indicazioni su come prevenire le patologie cardiovascolari, noi diamo consigli, poi le persone devono ovviamente applicarsi e dare il meglio per cercare di mantenere uno stile di vita appropriato. Sul fronte della salute pubblica ed in particolare su quello della sicurezza degli atleti, Fano si presenta con le carte in regola anche nei propri impianti, tutti dotati di defibrillatore, in ottemperanza alla legge che entrerà in vigore dal 1° di luglio. Questo grazie anche all'importante contributo della Fondazione Carifano che con un'ultima tranche di 5 apparecchi ha donato alla città complessivamente 72 defibrillatori, facendo così di Fano una città cardiodefibrillata. Noi abbiamo donato in questi ultimi anni 72 defibrillatori alla città di Fano e al suo territorio, anche ai comuni vicini. Oggi, anzi sabato, nella giornata del cuore, saranno consegnati gli ultimi 5 dei 72 defibrillatori. Noi da parte nostra con questa ultima consegna completiamo l'intervento sui defibrillatori. Siamo una città cardioprotetta, mi piace definirla così, tutti gli impianti sportivi comunali, quindi i campi da calcio, le palestre scolastiche, hanno tutte un defibrillatore. Abbiamo fatto una grande operazione e qui va ringraziata la Fondazione Cassa di Risparmio perché ha dato un grande contributo, ma ci sono stati anche altri momenti di generosità. E questo in realtà è l'inizio di un lavoro che ci impegnerà quest'inverno assieme al dottor Caverni dell'Associazione Fano Cuore, che ringrazio. Faremo un lavoro di controllo dove sono stati messi questi defibrillatori, di aiuto nel posizionamento e anche c'è un'idea di un'app per il telefonino per vedere il defibrillatore più vicino. E adesso parliamo di solidarietà perché l'Oasi dell'Accoglienza di Sant'Andrea in Villis organizza per sabato 25 giugno la festa d'estate. L'iniziativa, che avrà inizio alle ore 19.30, ha l'obiettivo di festeggiare e ringraziare i benefattori, i volontari e gli amici della casa che dal 1992 accoglie gratuitamente malati di talassemia, leucemia e altre patologie con necessità di trapianto di midollo osseo e terapie intensive. Sabato l'evento prevede un buffet, uno spettacolo di flamenco e l'intrattenimento musicale di Claudio De Oricibus e Franco Dolcevita con la sua orchestra. E sempre alla BCC Arena, la compagnia L'Oratorio di Rosciano lunedì sera porterà in scena lo spettacolo Occhio alla cioccolata. Allora, L'Oratorio di Rosciano apre la rassegna, quindi un compito importante. Eh già, abbiamo una bella responsabilità. Sì, noi lunedì saremo i primi, apriremo questa rassegna con i ragazzi dell'Oratorio di Rosciano, con una bellissima commedia. Di che cosa parla? Qual è la trama, se si può svelare qualcosa? Ma vi voglio lasciare un po' di suspense. Diciamo che ci saranno tanti colpi di scena, ci saranno tanti ragazzi ed è una commedia da non perdere assolutamente. Quanti siete sul palco? Ah, sul palco i ragazzi sono una ventina circa, poi ci sono altre una decina di persone che collaborano, quindi siamo una bella famiglia. Un invito a venirvi a vedere, facciamo. Beh, ci sono i ragazzi dell'Oratorio di Rosciano che sono pieni di energia, che non aspettano altro che vedere insomma tanta gente che gli fa tanti applausi. E ha preso il via oggi pomeriggio la 9ª edizione della Festa della Solidarietà a Centinarola di Fano. L'evento, organizzato dall'associazione Viviamo Centinarola con il patrocinio del Comune e il supporto della Proloco, prevede un ricco programma di iniziative, musica e stand gastronomici fino a domenica 26 giugno. Il ricavato della manifestazione, con ingresso ad offerta, sarà destinato a due bambini adottati a distanza e per l'acquisto di un gioco da installare in un parco del quartiere.
Prima di chiudere il nostro telegiornale, vogliamo leggere la replica che è arrivata alla nostra redazione dell'autista che nei giorni scorsi ha tamponato un furgone blu in viale Gramsci, rischiando di investire una ragazza che stava attraversando la strada. Le strisce pedonali non ci sono, ci ha scritto, e ho torto al 100%, ma non voglio passare per un mostro. La ragazza deve imparare ad attraversare la strada in modo corretto, ha precisato l'autista. Si è fermata anche una pattuglia della polizia locale e i vigili urbani hanno ammesso che lì le strisce non ci sono perché c'è anche la doppia riga continua, come potete vedere anche in una di queste tre immagini. Nessuno mette in dubbio che la ragazza non si sia spaventata, ha concluso l'autista, ma la paura l'abbiamo avuta anche noi. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.